Incontro Salvo Scuderi, dirigente della Rifondazione Comunista, e rispetto alle elezioni amministrative che ci saranno da qui a, possiamo immaginare, maggio, quello che voglio chiederle è in riferimento a tutto questo movimento di civismo, cioè i partiti sono finiti, almeno così si sbandiera, voi avete un legame forte con i simboli, con i significati, che idea si è fatta di tutto questo civismo? Ma io credo essenzialmente due cose. È evidente che c'è un'implosione del sistema politico. Lo stesso governo nazionale e la rinnovata alleanza PD-PDL, o quello che in qualche modo è diventato il PDL, è un segnale del superamento di alcuni steccati e soprattutto di un livello di confusione politica. L'implosione del sistema porta in qualche modo da una parte a mistificarsi, quindi a inventare qualcos'altro per tornare ad essere in qualche modo credibili rispetto all'elettorato, cosa che la storia ci dice che non sempre funziona, perché io personalmente, forse anche sbagliando, ritengo che quello che può invece aiutare rispetto all'elettorato non è la mistificazione ma la chiarezza. Senta, per quanto riguarda Rifondazione, sua Cireale, cosa pensate che sia l'emergenza essenzialmente? L'emergenza di Cireale è una sola, secondo me, e si chiama sviluppo. Che poi sia sviluppo economico, che sia sviluppo culturale, che sia sviluppo ambientale o quello che sia, è sempre legato a un modo di riportare questa città in qualche modo al centro dell'attenzione, a produrre reddito, a produrre lavoro. Ci sono diversi modi di farlo, in passato si credeva che si faceva costruendo, oggi probabilmente ci sono dei modi più interessanti che si chiamano ambiente, che si chiamano turismo, che si chiamano terme, che si chiamano tante risorse che questa città ha e che spesso sono state ingiustamente abbandonate. Senta, pensa, secondo lei inciderà ancora parecchio il voto clientelare malgrado la legge sia un po' cambiata? Sì, tanto. È netto che incide parecchio per un motivo banale, perché il livello di bisogno si è alzato, quindi anche fasci di popolazione che prima in qualche modo potevano anche essere autonomi e riuscivano a sviluppare capacità di credito, di sopravvivenza autonoma, oggi come oggi sono costretti a sperare che qualcuno li aiuti.